La Ford B-Max ha un comportamento su strada abbastanza sorprendente. Nonostante sia una monovolume, quindi con il baricentro alto, si guida come una berlina, quasi sportivamente. Rispetto alle altre Yaris, la piccola ibrida della Toyota sfoggia sulla console un monitor dell'energia. Se freno, le batterie del motore elettrico si ricaricano. Se mi muovo, in modalità elettrica, sono le batterie a fornire energia alla trazione anteriore. Questo è tutto molto affascinante, da qui passa il futuro. Vedete la passerella in legno su cui sto camminando? Questa ed altre sono state costruite per permettere l'accesso alla spiaggia di Cala del Cefalo, di fronte a Palinuro, evitando che i turisti calpestino e rovinino la vegetazione di questo splendido habitat naturale. Le dune di Cala del Cefalo sono un luogo geologicamente molto importante, sia per la varietà di animali e di piante che le abitano, sia per la protezione che offrono la spiaggia dall'erosione. Questo è l'arco di Palinuro, la roccia che lo compone ha quasi 200 milioni di anni. L'arco, creato dall'erosione del mare, raggiunge un'altezza di 12 metri. Fu nelle acque di fronte a queste spiagge che, secondo la mitologia, cadde Palinuro, il fedele nocchiero, mentre portava Enea e i suoi verso la creazione di Roma. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna... D'accordo, la berlina tradizionale in Italia non va molto di moda. Ma siamo sicuri che dipenda proprio da una formula obsoleta, anziché dal fatto, per esempio, che quelle che ci sono non piacciono? Alla Opel prendono per buona la seconda ipotesi e dunque, accanto al restyling dell'intera gamma Astra, ne mettono in campo anche una variante a tre volumi. Oltre alle varie 5 porte e Sports Tourer d'ordinanza e alle più sportive GTC e OPC, ci sarà dunque pure un Astra Sedan, per un'offerta che ora appare quanto mai completa. Le motorizzazioni principali delle varie Astra, e dunque anche della 3 volumi che partirà da 18.750 euro, nel nostro paese saranno due. Il 1.4 turbo benzina da 140 cavalli col GPL, opzione quella del gas che la farà da padrone sull'intera gamma Opel, ed il 1.7 CDTI a gasolio, offerto nelle due varianti di potenza da 110 e 130 cavalli. Molto interessante anche l'altro motore, al top della gamma diesel, il 2000 da 195 cavalli, dotato di tecnologia biturbo sequenziale. Le Astra del futuro potranno dunque contare, oltre che su un design raffinato, anche su un parco motori all'avanguardia. La Ford B-Max si guida in tutta sicurezza, sia per il motore che spinge bene quando devo fare un sorpasso, sia per la visibilità che si ha intorno. Il parabrezza è ampio, quasi cinematografico, e i montanti sono sottili. Se devo parcheggiare tra due auto, non c'è problema. Ho i sensori anteriori che mi aiutano e poi anche una telecamerina posteriore. Facile così, no? La Yaris ibrida ha una buona ripresa grazie anche al cambio a variazione continua. È a suo agio nel traffico ed è sempre silenziosa anche a velocità autostradali. La
Ford B-Max è lunga 4,7 m, misura che comunque va bene anche in città. Ma va vista a porte aperte. Spettacolare, il montante centrale non c'è più poiché è stato integrato nella porta anteriore, che è bella robusta e il peso si sente. Si richiude su questi due ganci, uno in alto e uno in basso, che la bloccano in caso di forte urto. Dietro è un piacere sedersi, anche se scendere è un po' scomodo, comunque abbiamo la maniglia che ci aiuta. Dato l'ampio spazio, immagino quanto possa essere pratico per un genitore sistemare il bambino sul seggiolino senza rompersi la schiena. E ha un bagagliaio grande per andare in vacanza e per trasportare oggetti voluminosi. Va dai 326 litri ai 1293. E sotto c'è anche un vano nascosto. Il trasporto e la logistica dei medicinali richiedono professionalità e competenze particolari. Regole rigide e tempi precisi disciplinano infatti il trasporto dei farmaci in Italia. L'Italia è il primo paese europeo che si è dotato di norme inerenti allo stoccaggio, la conservazione e la distribuzione del bene farmaco sul territorio nazionale. Gli operatori di settore ne garantiscono la consegna e il rispetto nelle norme vigenti. Lo stoccaggio dei medicinali avviene a temperature comprese tra i 18 e i 22 gradi. Particolare attenzione viene dedicata al plasma, che viene conservato in strutture dedicate. Anche i trasporti avvengono a temperatura controllata e vengono effettuati con speciali veicoli refrigerati e con un'attenzione particolare alla decontaminazione e alla sterilizzazione. Il conducente può controllare in qualunque momento che le condizioni del carico siano ottimali. Garantire alla nostra collettività l'approvvigionamento dei farmaci è un servizio vitale per la nostra società. L'autotrasporto è l'unico settore che può garantire questo servizio attraverso il rigido rispetto di tutte le normative. La tempistica nelle consegne è un altro aspetto importante nel comparto farmaceutico. Ogni giorno in Italia vengono effettuate circa 30.000 spedizioni di medicinali e la tempestività, soprattutto nel caso dei farmaci salvavita e del plasma, diventa la parola d'ordine. La Confcommercio è molto attenta alle politiche della mobilità e della distribuzione delle merci nei territori urbani. La logistica del farmaco è fondamentale per garantire la capillarità delle consegne presso le farmacie. La Toyota Yaris ibrida si distingue dalle sorelle con motori tradizionali in piccoli dettagli, tipo le luci a LED che fanno più high-tech. È maneggevole in città con i suoi 3,90 m di lunghezza. All'interno è un'auto comoda, con i sedili abbastanza morbidi, che sono l'ideale per un lungo viaggio. Il volante ha una buona escursione, sia in altezza che in profondità. Lo spazio è abbondante, sia davanti che sul divanetto posteriore. Pensate, chi sta dietro siede praticamente sulle batterie del motore elettrico.
I tecnici della Toyota hanno trovato lo spazio qui sotto, eliminando però il sistema scorrevole del sedile, ma sono riusciti a non ridurre il volume del bagagliaio, che resta uguale a quello delle altre Yaris. 286 litri fino a un massimo di 786 abbattendo gli schienali. La Ford B-Max è un'auto molto funzionale, parca nei consumi con questo 1.6 turbo diesel. A prezzi a partire da poco più di 16.000 euro, questa qui ne costa 20.000. Le rivali abbondano, c'è l'Opel Meriva, la Fiat 500L, la Citroen C3 Picasso e la Renault Gran Modus. La Toyota Yaris ibrida viene venduta allo stesso prezzo del diesel, conviene se la si usa di più in città. Parte da 17.500 euro, ma non ha prezzo il piacere di guidare un'auto così tecnologica. Sua concorrente è la Honda Jazz ibrida, meno sofisticata. Arrivate anche oggi alla fine del nostro viaggio, Sofia. Siamo a Scario, frazione del comune di San Giovanni a Piro, uno dei borghi meglio conservati lungo la costa che si affaccia sul golfo di Policastro. Sì, questo borgo sul mare è davvero affascinante, e quello che lo rende così caratteristico sono le casette linde e colorate che stanno allineate quasi come fossero in parata lungo il porticciolo. Bene, non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Sabato prossimo Easy Driver sarà in Liguria. Proveremo la nuova Lancia Flavia Cabriolet e la City Car Seat Mii. E tu, e noi, e lei, fra noi, vorrei, non so, lei, oh no, le mani, nessun pensiero stupendo. Arrivederci da